chiami Citanze, che uniti nel Matsugoro se la team. Sfidiamo le avversità con il sorriso in faccia. Nessuno ci ferma, l'amicizia è la nostra forza. Matsugoro sarà il nostro fedele team. Amici veri, vicini né lontani. Un unico stemma andiamo a pescare contro vento e mare. Con il cuore leggero e le risate vere. Amiche, amici, tra una sega e amici Loxera, ben ritrovati. Oggi siamo venuti in un altro posto da favola, guardate, che sembrerebbe essere in Casentino, in realtà non siamo in Casentino. Tanto Massimo, eccolo lì, grande Massi, che ci sta preparando, e siamo sul Tevere. Oggi siamo sul Tevere. Ora vi inquadro com'è l'acqua, è commovente. In teoria, parliamo sempre in teoria, dovrebbe esserci pieno di cavetani. Vediamo. Io comincio con una 5 metri. Guardate. L'acqua va il giusto. Ed è uno spettacolo. Guardate là sotto anche un albero tetro e sinistro. E Massimo che sta preparando la canna. Allora Massimo, e che si fa? Come si pesca? Con la canna. Quello con le mani è un po' che non lo faccio. Vabbè, è una corrente su 1,50 m di fondale, è un'acqua meglio chiara, quindi un'acqua dove troviamo tanti amici cavedani, che li ho visti già scendendo, li ho visti già bollare. Già dalla strada. Penso che sarà una buona mattinata. Amici, amiche, come dice lui, vediamo, io credo di sì. Vediamo il posto di gimnasio. Gente, buon dì. Oh ragazzi, primo lancio. Piccoletto. Vabbè, piccoletto ma divertente. Allora, io ne ho ciccati due, ne ho lisciati due. Mangiano da far paura. Quello di Massimo dovrebbe essere un bel pesce adesso. Bello. Sotto i 10 kg, mannaggia, non mi ci metto neanche. Guarda che bocca, guarda che bocca, guarda che meraviglia. Sì, guarda che meraviglia. Guarda lì che spettacolo. Dai, io due, non li usciate. Mi piace. Mi piace. Ragazzi, Massimo, terzo pesce e ce l'ho anche io in canna. Eccolo, il mio è un po' più piccino, ma dobbiamo cominciare da qualche parte. No, ragazzi, ma guardate, guardate che pesce. Manca Massimo, un pesciotto, guardate che savetta. Guarda che meraviglia. Guardate che bel cavedano, che spettacolo, questo è bello. Allora, Massimo, dove sei? Dunque, primo posto, un casino per arrivarci, ragazzi, ve lo dico. No, non è un casino. No, dillo che è un casino, perché così almeno... Non è un casino, facile parcheggio, due passi. Mamma mia, sì, no, più che altro è scendere al fiume. Ora qua siamo in una ciclabile, quindi è molto comoda, però... Di questo posto sono gli stivali non bucati. Esatto, stivali non bucati, ma soprattutto fermatevi prima che l'acqua vi entri negli stivali. Questa è fisica, eh? Sì. Fermarsi prima è fisica. Ma no, più che fisica è intelligenza, secondo me, sai. Più che fisica è intelligenza, perché ho gli stivali completamente zuppi, nonché il culo zuppo e anche... Le esche zuppe, perché ho toccato anche i bigattini in acqua. Merda, qua c'è una merda di cavallo che è grossa, ci affondiamo. Comunque adesso, allora, primo posto spettacolare, ovviamente non ho ripreso tutte le catture, però Massimo ha preso una decina di pesci.
Io 5-6, una savetta bellissima, era un po' che non la prendevo. E adesso Massimo mi porta a conoscere... 50 minuti, non di più. Sì, 50 minuti. Ho preso 20 pesci in due. Sì, sì, sì. E adesso mi porta a conoscere un altro posto dove dovrebbero esserci... Dove dovrebbero esserci i cavedani un pochettino più grossi. Giusto? Ma anche questi vanno bene, perché lui ne ha preso uno bello. Ma che bello. Dai, allora, non so se fare due video, ma se ne faccio due video così mi entrano più soldi da YouTube e così smetto di lavorare. Condividete i video, mi raccomando. Claudio Xela non contiene olio di palma, è gluten free. Va bene per i celiaci e per i diabetici. E eiaculazione precoce, va bene per tutto. Ok? Massimo, dai, direi che... Andiamo. Alla prossima e... Aumentiamo il passo. Aumentiamo il passo. Ciao belli. Alla prossima. Amiche, amici, classe che uniti nel mazzo borsera. Fall.